Eccoci insieme cari telespettatori, come sempre sostenuti dall'FNP della CISL. Parliamo quindi di invecchiamento attivo, di provvedimenti che hanno avuto attuazione fino a un certo punto, poi durante il Covid per varie ragioni hanno rallentato, di una legge buona nella sostanza, quella regionale sull'invecchiamento attivo, dove però bisogna necessariamente intervenire per poterla rendere effettivamente operativa ed efficace. Ma parliamo anche di un'altra tematica di carattere fiscale. Molto importante, quindi dovete seguirci delle accortezze per evitare di buttare via dei soldi, sostanzialmente quindi per risparmiarne ed effettuare delle detrazioni fiscali come auspicato. Ma ne parliamo insieme alle nostre interlocutrici. Ben arrivata per quel che riguarda il CAF CISL Veneto, referente area fiscale del CAF CISL di Venezia, Michela Zorzetto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E grazie anche a Maria Trentin, nuova rappresentante dei sindacati dei pensionati nella consulta regionale per l'invecchiamento attivo FNP del Veneto. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Buongiorno. Quindi stavolta l'FNP del Veneto rappresenta nella consulta per l'invecchiamento attivo i sindacati a livello unitario. Allora, io direi di incominciare subito rapidamente perché come sempre sono tantissime le cose che dobbiamo dire. E allora, praticamente Michela Zorzetto, do a lei la parola per quanto riguarda l'aspetto molto importante della tracciabilità, sta benedetta tracciabilità dei pagamenti, ovvero che cosa abbiamo tanti di noi scordano di fare. Alzo la mano perché anch'io l'ho Ho sbagliato. Sì, allora sono felice di poter avere questo spazio perché ci siamo resi conto facendo le dichiarazioni dei redditi adesso che non è passato il messaggio della nuova regola in vigore dal 1 gennaio 2020, e cioè quella che per poter portare in detrazione le spese, adesso vediamo quali, ma praticamente tutte, Infatti chiediamo la slide bisogna subito non dalla regia. pagarle. Tracciabilità dei pagamenti, così intanto la leggiamo. Eccola qua, prego. Sì, bisogna sostanzialmente non pagarle in contanti. Tracciabilità significa carta di credito, bancomat, assegno, altre modalità più smart che adesso non sto a dire. Questa regola, appunto, in vigore dal 1 gennaio 2020, Covid, il periodo, insomma, che sappiamo, nel 2020 è passato un po' sotto traccia, e ci troviamo adesso a dover, nostro malgrado, non riconoscere la detrazione sulla fattura, per esempio, della spesa del dentista, paghiamo anche di 1.000-2.000 euro, pagata in contanti. La norma dice, appunto, la finanziaria per il 2020 ha posto questo obbligo. Tutte le spese detraibili, per quelli che parlano in fiscalese, tecnicamente sono le spese dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, che significa spese sanitarie, spese per gli interessi passivi del mutuo, veterinarie, le spese scolastiche, le spese per i collaboratori domestici, tutte le spese, per parlare in parole povere, che hanno diritto a una detrazione del 19%, per poter essere inserite in dichiarazione per avere il 19% di detrazione, devono essere pagate in modalità tracciabile. Ripeto, non ci dispiace, ma veramente tanto dover dire di no, perché l'uso dei contanti in Italia è ancora troppo elevato. Ormai abbiamo capito che dobbiamo abituarci alla carta di credito, al bancomat, perché il futuro è quello. Fino adesso abbiamo usato i contanti, dobbiamo stare al passo coi tempi, per mille ragioni che non stiamo qua a dire, devo pagare in modalità tracciabile. Quindi bancomat, carta di credito, assegno, bonifico, va bene. Ecco, fermo Se solo un invece ho secondo. dato una. Voi avete scritto assistenza personale, la classica badante, quindi come va pagata per quel che riguarda l'anziano? La classica badante va pagata con bonifico o con assegno. Tutti coloro che hanno pagato in contanti, al di là che non va bene perché è un rapporto di lavoro e devono essere fatte le cose in regola, perché un domani la lavoratrice potrebbe anche dire: no, tu non mi hai dato niente. Al di là di quello, per poter avere la detrazione del 19% sul limite di spesa dei 2.100, dal 2020 deve essere pagata con bonifico, con assegno.
Chiaro, perfetto. Questa è La regola la importantissima da regola. ricordarsi. Un'altra questione, vediamo quella tracciabilità dei pagamenti per la famiglia e invece i figli. Abbiamo visto quelli che riguardano la sanità, le spese appunto di carattere personale, ma anche, non so, la sedia per deambulare con le rotelle, deambulatore, eccetera, tutto tracciabile con il proprio conto di chi ne utilizza. Questo è importante poi. Allora, due cose sono importanti. Dico prima quella più importante, nel senso c'è stata un'apertura in questo senso, quindi si può pagare in contanti che cosa? I farmaci o i dispositivi medici che acquisto in farmacia e tutte le spese specialistiche e analisi che faccio presso le strutture pubbliche. C'è solo questa deroga alla regola generale che dice appunto che devo pagare in modalità tracciabile. Quindi in farmacia posso continuare ad usare il contante, né se vado a farmi una visita presso le varie ASL posso ancora continuare a pagare in contanti anche nelle strutture convenzionate con le ASL. Però il messaggio che volevo far passare è cerchiamo di stare al passo coi tempi, i contanti abbiamo capito che non va bene, quindi facciamoci bancomat, facciamoci dare una mano da figli, nipoti, anche le pensioni non le danno più in contanti, bisogna aprire il conto, insomma la strada del futuro è quella e quindi dobbiamo imparare ad andare verso quello che il futuro prevede. E per la famiglia abbiamo le Questo rette degli asili nido, le spese dell'istruzione, attività sportive, collaboratori domestici, anche assistenza a persone non autosufficienti, spese funebri, interessi passivi, assicurazioni. Anche qui bisogna portare, cioè, pagarlo col proprio conto e portare tipo il bonifico, timbrato dalla banca, che attesti che c'è stato questo pagamento. sì, allora ci sono stati due o tre interpelli, cioè quando ci sono dei dubbi interpretativi, il contribuente fa un interpello, cioè chiede all'agenzia, ma se io ho questo caso, se faccio così va bene? L'interpello era la classica mamma, come forse mia mamma, ottantenne, che non ha il bancomat o se lo ha magari non lo sa usare. La spesa del dentista privato, che deve essere pagata o con bancomat o con carta di credito, viene pagata col bancomat della figlia. Agenzia delle Entrate dice va bene perché si presuppone che magari la mamma poi ha dato alla figlia i contanti. Quindi questa è una grande apertura che aiuta appunto tutte le persone anziane che non hanno dimestichezza con carte di credito o Sono con illuminati bancomat. d'immenso, per fortuna, almeno in questo. Grazie. Però bisogna ricordare anche gli interessi passivi e le assicurazioni. Questa è una cosa che magari può sfuggire perché uno fa il versamento. Allora, sì, gli interessi passivi si pagano comunque in modalità tracciabile perché il mutuo lo si fa presso la banca, quindi su quello non c'è problema perché è proprio un prelievo automatico mensile dal conto Ma bisogna corrente. portare al CAF il Le spese funebri. certificato. Esatto, le spese funebri vanno pagate con assegno, con bancomat. Ripeto, scordiamoci di avere nel portafoglio 100, 200, 300, non serve. Anche il caffè adesso si può andare, tutti i bar si sono attrezzati con la macchinetta, col bancomat, e quindi dobbiamo adeguarci. Beh, però i baristi ti uccidono se vai a pagare il caffè col banco e anche frutta e verdura. Vabbè, però al di là di questo, ricordiamo ancora le attività sportive dei ragazzi, la zia non può pagarla perché altrimenti deve farle il genitore, giusto? Sì, è chiaro che la tracciabilità segue le regole poi della detrazione, quindi la fattura deve essere intestata al bambino che fa l'attività sportiva e quindi solo chi ha fiscalmente a carico il bambino può portarsela in detrazione. Quindi le regole generali rimangono, Certo. la modalità di pagamento ha avuto questa variazione. Perfetto. Sì, rapidamente anche lo speed, che cosa serve? L'altra volta avevamo accennato, poi non abbiamo approfondito. Allora, altra cosa, quello che dicevo prima, siccome poi Maria parlerà dell'invecchiamento attivo, facevo una considerazione prima, pensando un attimo a cosa dire, che si invecchia solo quando non si è più curiosi e non si ha più voglia di imparare cose nuove. Dobbiamo capire che contanti non ne facciamo più e che per fare qualsiasi cosa serve lo speed. Cos'è lo speed? È l'identità, digitale.
che ci consente di avere accesso al sito dell'INPS per vedere quanto mi pagano in pensione, perché altrimenti l'INPS non manda né le certificazioni uniche né l'OBISEM dove viene descritto il lordo, il netto, eccetera, per iscrivere i figli alla scuola, serve per tutto. E noi come CAF ovviamente ci siamo attivati per poter fare tecnicamente lo SPID, perché bisogna, di solito ecco, le poste erano il luogo dove i cittadini hanno cominciato ad attivarsi appunto per avere lo SPID. Noi abbiamo attivato gli sportelli, ne abbiamo 97 in tutto il Veneto, quindi ogni provincia e ogni sede delle varie province. Su appuntamento può fare questa pratica. Serve ovviamente da parte della persona lo smartphone, perché anche lì è 10 anni, da 10 anni insomma, che è entrato attivamente lo smartphone. Dobbiamo imparare ad usarlo. Io per prima faccio difficoltà, io sono nata negli anni 60, cioè ragazzi, io a me piace scrivere le lettere di carta con la penna, ma il futuro non è questo, quindi quello che dicevo prima. Bisogna, con fatica, perché io stessa faccio fatica, ma siamo la generazione, quelli nati tra gli anni 40 e 60, che vengono dal dopoguerra, che hanno fatto rinascere il paese negli anni 60, il boom economico, cioè, abbiamo paura dello SPID, eh no? Ci facciamo aiutare da chi ci aiuta, quindi i CAF in questo senso hanno Però aperto chiedo, interrompo un sportelli in attimo. maniera capillare in tutto il Veneto. Se non abbiamo l'email personale, il nipote, il figlio ci crea un'email, mi presento al CAF con la tessera sanitaria in corso di validità, il mio smartphone, perché mentre l'operatore Io digita il mio smartphone. interrompo un attimo una cosa. Molte persone ottantenni non hanno neanche i soldi per comprarsi lo smartphone, possono permettersi quello da 30 euro e non possono neanche, non sanno neanche come maneggiarlo. È una cosa, un'ingiustizia sociale enorme in cui voi comunque sindacato e pensionati dovrà farsi portavoce, perché non è corretto che un novantenne, un ottantenne debba comprare e spendersi i soldi di uno smartphone quando non ha neanche di che mangiare, perché se c'è 100 euro di pensione e non sa come utilizzarlo. Non è corretto questo comunque, ve lo reputate corretto eticamente? Un ventenne, un quarantenne, un cinquantenne, un Allora, sessantenne ci sta, non ci sta più a persone anziane, dai. diciamo che i nipoti e i figli potrebbero fare un regalo di Natale, del compleanno, regalare al nonno, al genitore lo smartphone, ma questa va bene. Allora, sono altri ragionamenti, però ripeto, per poter fare lo SPID, volevo dire questa cosa importante, il famoso PIN, INPS, perché prima abbiamo imparato a farci il PIN per entrare nel sito dell'INPS, nel nostro fascicolo, io non sono ancora pensionata, nel vostro fascicolo previdenziale per vedere quanto mi pagano il mese, com'è la mia Adesso non pensione. serve più questo Il PIN, PIN. no, Velocissimo perché il tempo vola. scadrà, Come? il PIN scadrà a settembre, Chiaro. quindi dopo settembre bisogna avere lo SPID. Va Che bene, ci piaccia perfetto. o no, dobbiamo usare questa modalità perché, ripeto, invecchiamo quando non abbiamo più la curiosità di imparare. Io stessa, mia madre ha 82 anni. Ho regalato smartphone, quello adesso non si può fare pubblicità, insomma, quello con le icone grandi, a fatica si è messa in gioco e ha imparato, perché l'obiettivo era quello di ricevere le videochiamate dei nipoti che sono all'estero, come tutti i giovani che vanno all'estero. E bisogna far così, non abbiamo alternative, ecco, Va quella bene, è. perfetto. Grazie mille, devo lasciare, gentilissima, è stata molto chiara, però il tempo vola e noi dobbiamo parlare anche dell'invecchiamento attivo. E allora, abbiamo visto l'800 249 307, che è il numero CAF CISL, il numero verde, o www.cafcislveneto.it per tutti quelli che sono anche informatizzati e hanno pagato anche l'abbonamento a internet, che purtroppo ancora non è gratuito, ma è bene farselo. E per avere informazioni comunque potete prenotare l'appuntamento al CAF per farvi lo SPID, per fare tutte quante anche le dichiarazioni dei redditi e avere una consulenza. Chiamo subito in causa Maria Trentin, FNP Veneto, nuova rappresentante sindacale della consulta regionale. Tantissimi veneti over 65, vero? Tantissimi, intanto buonasera. La popolazione invecchia, e il Veneto invecchia molto, ci sono anche delle slide con un po' di dati che sarebbe anche
opportuno far vedere ai telespettatori. Il Allora, vediamo subito problema, la slide e quando si parla l'aumento degli over degli impianti sessantacinque. si pone il problema di arrivare in vecchiaia il più sani possibile, non solo fisicamente, ma anche di mente, quindi essere autonomi, essere ancora dinamici, e questo dipende molto dai contesti che viviamo, ma anche dal nostro atteggiamento rispetto al nostro corpo e alla nostra salute. Chiaro. Allora, qui vediamo appunto il totale, anche il previsionale del 2050, quando saranno 1.659.500 le persone over 65 rispetto al 92, per esempio, appunto, 674.000. Una proiezione in crescita esponenziale. Certo, con tutte le difficoltà che questo comporta, perché ovviamente invecchiando si diventa patologicamente ammalati, quindi con qualche patologia, con qualche cronicità, a volte la sfortuna ci coglie facendoci perdere un po' la testa, abbiamo bisogno di assistenza e di cure. Avere tanti anziani vuol dire avere bisogno di tanti servizi per la cura, e questo è uno dei temi che abbiamo scoperto con molta forza anche durante il Covid. Chiaro. Nella regione Veneto la popolazione anziana è di 4,8 milioni. Vediamo l'altra slide, che questo ci fa capire sempre di che cosa stiamo parlando, divisa a spicchi e colori, così vediamo che i giovani praticamente sono pochissimi, 17%, mentre tra i 30 e i 49 anni abbiamo una fetta molto grossa, 26%, ma quello che può andare a preoccupare in proiezione futura, come dite sempre voi, è la fascia da 50 a 64 anni, che è il 23%. Perché quei classici baby boomers? Perché questi saranno gli anziani del domani. Certamente, quindi avere cognizione di come cambia la composizione della struttura della popolazione è indispensabile anche per fare una politica previdente. Cerco di spiegarmi. E se io ho una popolazione che invecchia molto come quella della nostra regione, io come governo, ma anche io come associazione sindacale, devo essere molto attenta a che si predispongano tutti quegli strumenti che servono a dare risposte ai bisogni di quell'età. Non è che viviamo in un paese molto attento su questo, perché che la popolazione invecchia molto, che non nascono bambini e che ci sia bisogno di più assistenza, lo sappiamo da tanto tempo, ma vediamo che le politiche vere per questo problema non si stanno ancora facendo. Speriamo adesso con i soldi europei, in maniera da creare veramente infrastrutture sociali che aiutino le criticità. La Regione Veneto si è dotata di questa legge 23 per la promozione dell'invecchiamento attivo. Che criticità avete riscontrato in questo periodo? Quindi quali sono le cose che non sono state attuate sostanzialmente? Allora, la legge è una legge abbastanza recente, del 2017. C'è stato un primo approccio anche in termini di progettazione, quindi un piano triennale. Ci sono stati dei bandi per delle iniziative che possono essere attivate nel territorio da enti locali, dal volontariato, dallo stesso sindacato. La cosa si è fermata ovviamente col Covid. Adesso la commissione riprenderà, perché è scaduta quella precedente, riprenderà, quindi io finora non ho mai partecipato, comincerò probabilmente con la prima riunione a settembre. Si tratterà ancora una volta di rivalutare un po' la situazione, perché col Covid qualcosa è cambiato, di predisporre assieme alla Regione quei bandi e quel programma triennale nuovo per i prossimi 3 anni, che cerchi di cogliere anche alcune urgenze.
Una delle urgenze che io vedo almeno è quella che dicevate prima in chiusura con Michela, che è quella dell'informatizzazione dei processi e le generazioni precedenti agli attuali, a quelle che lavorano adesso, hanno un gap che è molto forte. Allora, da questo punto di vista, io credo servirà anche uno sforzo, perché se penso che la Regione Veneto deve informatizzare le cartelle sanitarie, sta informatizzando tutta una serie di processi. Ormai nei comuni, la pubblica amministrazione complessivamente ha a disposizione programmi che ti permettono di fare tutto da casa. Noi dobbiamo fare un lavoro enorme perché gli anziani non siano tagliati fuori da questo, né in termini di capacità, ma anche in termini di possibilità, come quella che veniva citata col telefono per lo speed, perché è impensabile che un novantenne possa o permettersi il telefono nuovo, oppure riesca a, fra virgolette, essere attento e capace a imparare tutti questi nuovi meccanismi. Quindi noi abbiamo già posto, e chiudo, questo tema come pensionati, sia in regione che al nazionale, perché deve esserci una fase di passaggio adeguata che non penalizzi nessuno. Assolutamente, altrimenti divento un fattore di esclusione sociale. Cioè, chi ha più soldi, Certamente, chi più ha disponibilità, che chi è più deve sveglio, meno combattere, malato. tra l'altro, ecco, Come? quindi dobbiamo essere proprio attenti e accompagnare questi processi. Assolutamente. Ecco, le attività sospese che sono molto importanti sono l'attività motoria di socializzazione, la partecipazione attiva alla vita della comunità per forza di cose, educazione permanente alla tecnologia, proprio quello che accennava lei, quindi per superare questo divario digitale sostanzialmente, e la valorizzazione e trasferimento delle competenze. E qui si tratta anche di un dialogo che deve essere permanente, no? Con gli anziani e Allora, persone io più vorrei giovani. dire che intanto noi cominciamo ad invecchiare nel momento in cui nasciamo. Siamo vecchi di 1 anno, 2 anni, 70 come lo sono io. Quindi cominciamo a invecchiare da subito. Allora, se è vero questo, però in età si può evidenziare un problema. Allora, io per esempio con i ragazzi potrei lavorare molto sul fatto di creare una cultura dell'invecchiamento adeguato. E dico questo perché, per esempio, una sana alimentazione ai bambini la può insegnare, il mangiare verdura, il far movimento, tutte queste cose. È chiaro che poi, man mano che passano gli anni, le cose cambiano un po', no? E quindi tu ti ritrovi ad avere probabilmente bisogno di cose diverse, per esempio di una prevenzione primaria per quanto riguarda la salute, che va Assolutamente. attivata. Noi adesso siamo abituati a parlare di prevenzione, ma parliamo normalmente di prevenzione secondaria, quindi gli screening per il colon retto, per le mammografie, tutte queste cose. C'è bisogno anche di una prevenzione primaria, cosiddetta primaria, che è quella più a monte, quindi una vita sana. E su questo serve un approccio culturale, perché dipende anche dall'individuo. Se io faccio strapazzi nel mangiare, nel bere o nel fumare, è Chiaro. una scelta personale che poi Certo. pagherò. Che poi pagherò. Quindi Esatto. ecco, si tratta di fare un lavoro per gli anziani, su tutte le cose che lei ha detto, quindi socializzazione, strumenti adeguati, confronto intergenerazionale, perché poi alla fine, anche se ho 90 anni, sono cittadina di questo paese. Esatto, e volevo a questo proposito, proprio per suffragare quanto lei sosteneva, far vedere la slide malati cronici in Italia, in milioni di persone, perché quando si parla di problemi legati agli anziani si parla di cronicità ed effettivamente in proiezione sono veramente tantissimi. Vediamo le patologie, può essere il diabete, l'ipertensione, artrosi, artrite, osteoporosi, malattia del cuore, e i totali malati cronici progressivamente sono cresciuti fino ad arrivare alla proiezione del 2038, 25,6%, numeri abbastanza rilevanti.
Certo, e tra l'altro la cosa che non pensiamo mai è che questi costi, per fortuna, sono sostenuti da un sistema sanitario universale come il nostro. E quindi il vero risparmio in sanità si fa se le persone non si ammalano. Allora, individualmente noi dobbiamo contribuire a restare sani Eh sì. perché evitiamo dolore a noi stessi, alle persone che ci devono curare e poi anche al sistema sanitario nazionale, che non è infinito in termini di possibilità di finanziamento. Quindi lo star bene è importante personalmente, familiarmente e socialmente. Io Chiaro. vorrei ricordare che una delle spese maggiori che fanno le regioni sulla sanità sono proprio i medicinali delle cronicità. Più aumentano i cronici, più aumentano le Chiaro. compresse da prendere e quindi sono costi che potrebbero essere, se noi stiamo bene, essere spesi per ammodernare tutta la struttura sanitaria e quindi fare una prevenzione di qualità maggiore. Chiaro. Grazie mille anche Maria Trentin, FNP del Veneto, nuova rappresentante dei sindacati dei pensionati nella consulta regionale per l'invecchiamento attivo. Ringraziamo anche per il precedente collegamento Michela Zorzetto, CAF CISL del Veneto, grazie anche a lei. Ricordiamo, come vedete alle mie spalle, l'FNP CISL continua a sostenere di vaccinarsi, quindi tutta quella fetta di popolazione over 60, che purtroppo è una percentuale molto molto elevata, che non si è ancora vaccinata, è bene che si vaccini, perché altrimenti purtroppo, siccome non è stata sgominata ancora questa pandemia, si possono trovare in situazioni molto molto gravi. Quindi continuate a vaccinarvi se non l'avete ancora fatto e non sospendete la prima dose tra la seconda, perché non serve a niente aver fatto una dose solo. Grazie ai nostri interlocutrici, grazie all'FNP CISL e a voi come sempre appuntamento. A prestissimo, grazie.